Al Terminal 103 alla Marittima Venezia proseguono le giornate di vaccinazione agli uomini delle forze dell'ordine. Adesso che si è vaccinato, quali sono i suoi sentimenti? Ottimisti. Un fiume di oltre 6.000 persone, poliziotti della Questura, il Corpo della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, i Carabinieri dell'Arma, agenti della Polizia Locale, Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Qui stiamo somministrando soltanto AstraZeneca per ragioni di conservazione e di mantenimento della catena del freddo. Le persone che invece non reputiamo candidate al vaccino AstraZeneca verranno segnalate alla ASL di riferimento per la somministrazione del vaccino in ambiente protetto oppure il Pfizer o il Moderna, a seconda dei casi. Uomini militari che operano nei territori facenti capo le ULS 3 Serenissime e 4 del Veneto Orientale. L'amministrazione comunale con la Protezione Civile e la Croce Rossa del Comune sta dando una mano in questo hub particolare. Qui in Marittima si vaccina con una media di 260-300 somministrazioni giornaliere con malesseri lievi registrati nelle 24-48 ore successive. Reazioni gravi non abbiamo finora registrata nessuna, mentre abbiamo registrato un 15-20% di reazioni quelle ormai note con febbre, dolori articolari, forme simili influenzali lievi, molto lievi. La seconda dose tra 3 mesi con l'hub alla Marittima che, terminata la campagna vaccinale interforze, potrebbe diventare centro di vaccinazione di massa per la città. Luogo che prima del Covid si animava con l'arrivo a frotte di turisti e croceristi e ora divenuto lo spettro di se stesso. Adesso vedere insomma un centro vaccinazioni è un po' particolare, ma l'auspicio naturalmente è quello che possa tornare il prima possibile ad essere un terminal per turisti.